che oggi sono, direi, alla così, in prima pagina, sono proprio in cima alla lista degli interessi un po', della collettività, perché riguardano vicende, che hanno a che fare con i minori, vicende di violenza che, purtroppo, non sempre vengono alla luce in maniera chiara e che producono inevitabilmente poi grandissimi disagi, grandissime sofferenze a fasce di persone, a fasce di popolazione che sono considerate più vulnerabili di altre e che meritano la massima tutela. Quindi io tutte le volte in cui questi fatti vengono alla luce, ovviamente sono dispiaciuto per gli accadimenti, però ho anche una certa soddisfazione nel vedere che progressivamente si arriva sempre di più a scoprirli e poi comunque a sanzionarli, in modo tale da, nella speranza, insomma, che ci si avvii sempre di più a una gestione, come dire, migliore di comunità, di luoghi dove le persone dovrebbero vivere, insomma, in maniera serena e dove dovrebbero non essere sottoposte, ecco, a fatti di questo genere, e invece purtroppo queste cose ancora capitano. Quindi la speranza e l'augurio è che ci sia un effetto proprio di prevenzione generale. Va bene, allora vi spiego dei dettagli dell'operazione. Tutto è nato nel momento in cui la sorella di una minore che era stata collocata in protezione all'interno di questa comunità ha sporto denuncia a seguito della fuga della ragazza dalla comunità. Cioè questa ragazzina a un certo punto ha deciso di scappare dalla comunità e questo è stato un elemento di forte allarme, anche direi già a primo avviso, a primo impatto di una manifestazione di evidente malessere di quello che appunto stava vivendo quella ragazza, la persona offesa all'interno della comunità. La sorella ha subito riferito alla Polizia di Stato, alla squadra mobile, a cui sono quindi poi state affidate le successive indagini, di abusi sessuali cui la minore era stata costretta all'interno della comunità da parte, questo è un elemento importante, da parte non certo degli operatori, ma da parte di altri minori maschi che erano al pari di lei collocati all'interno della comunità. Subito dopo abbiamo anzitutto interpellato la Procura della Repubblica per i minorenni anche per un coordinamento investigativo. E la Procura per i minorenni di Torino ci ha informato di ispezioni che erano state condotte proprio dal procuratore per i minorenni in quella struttura negli anni scorsi e che avevano già evidenziato alcune cose che non andavano. In particolare, il procuratore della Repubblica per i minorenni aveva indicato che vi era un forte rischio di promiscuità tra gli ospiti maschi e femmine, che è stato poi effettivamente il problema alla base della quale si sono potuti verificare i fatti per cui si procede, che sono stati poi provati nel corso delle indagini e positivamente vagliati dal giudice delle indagini preliminari. Quindi sono state avviate anzitutto le operazioni di intercettazione a carico delle responsabili, delle coordinatrici della struttura. E contestualmente la squadra mobile ha effettuato un accesso ispettivo all'interno della struttura e ha acquisito qualcosa di importantissimo valore probatorio, che sono i registri delle consegne individuali, che sarebbero dei quaderni e dei registri che vengono tenuti dagli operatori della struttura in relazione a ciascuno dei minori che i servizi sociali collocano all'interno della struttura e che in sostanza tratteggiano il percorso del minore all'interno della comunità. Abbiamo potuto vedere da quelle consegne in cui gli operatori giorno per giorno scrivono quello che succede, che la persona offesa, la vittima, la minore, aveva più volte raccontato agli operatori le violenze e gli abusi che era costretta a subire all'interno di quella comunità. E quindi abbiamo una prima prova importante del fatto che
le coordinatrici e gli operatori della struttura fossero assolutamente stati informati e fossero a conoscenza di quello che succedeva all'interno della struttura. Nonostante questo, nessuno ha mai informato né la polizia né l'autorità giudiziaria di quello che stava succedendo a questa minore. La ragazza è stata poi sentita secondo i canoni che prevede il codice di procedura penale per l'audizione dei minori, quindi alla presenza anche di personale specifico e in particolare di psicologi esperti, e ha dettagliatamente descritto a partire da febbraio di quest'anno fino a maggio, questo è l'arco temporale dei fatti del presente procedimento, ha riferito appunto quello che via via era stato costretto a subire. Si parla di, chiaramente non entro nei dettagli, ma di gravissime violenze sessuali di gruppo commesse appunto da alcuni di questi minori nei suoi confronti. Dicevo, anche le intercettazioni sono state, come sempre, uno strumento prezioso perché hanno consentito di corroborare, di confermare la conoscenza in capo alle coordinatrici della struttura di questi fatti, le quali erano preoccupate che la polizia avesse installato delle microspie nel momento in cui sono entrati per questo accesso ispettivo e quindi temevano di essere appunto intercettate e nonostante ciò comunque la squadra mobile è riuscita comunque a intercettare alcune conversazioni di queste persone che si confrontavano su come comportarsi, nonostante proprio in relazione al fatto che erano ben a conoscenza di quello che era successo. La ragazza ha descritto una serie di episodi specifici e questi episodi sono riscontrati anche, oltre a quello che ho già detto, dalla testimonianza di un'altra minore, una sua amica, un'altra ragazza che anche lei era collocata in quella comunità e ha confermato a sua volta quello che anche lei aveva potuto vedere, e sono confermati poi da un importante video che è stato rinvenuto su un tablet di uno di questi minori, perché una di queste violenze in parte è stata ripresa da uno di questi ragazzi e la vittima ce lo aveva riferito. Con l'acquisizione di questo materiale informatico, in particolare di questo tablet che la polizia giudiziaria è riuscita a individuare e poi ha sequestrato, a seguito della consulenza effettuata da un nostro esperto informatico è stato rinvenuto questo video che effettivamente mostra alcune fasi di uno di questi episodi di violenza ai danni della vittima. Per questo motivo, a nostro parere, è emersa una gravissima responsabilità omissiva da parte delle coordinatrici e di alcuni educatori della struttura, che appunto hanno in sostanza con il loro comportamento omissivo, quindi omettendo alcun intervento a tutela del minore e omettendo di riferire i fatti che si stavano verificando all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, abbiamo richiesto una misura cautelare al giudice, che ha integralmente accolto di recente, che è stata appunto questa mattina eseguita dal personale della squadra mobile. Il giudice, così come richiesto dalla procura, ha disposto l'interdizione dalla professione di educatore, di coordinatore di struttura, quindi da ogni tipologia di incarico che abbia a che fare con persone minorenni, a carico delle due coordinatrici della struttura, più di altri tre educatori, quelli che più erano vicini alla minore, in particolare la sua educatrice referente e altri due educatori che avevano raccolto le sue confidenze e avevano firmato queste consegne individuali, quando appunto la ragazza gli aveva raccontato quello che succedeva, e oltre a queste misure cautelari interdittive è stato disposto il sequestro preventivo della struttura, e quindi il personale della squadra mobile sta provvedendo a ricollocare i minori presenti in altre comunità e ha sottoposto a sequestro preventivo della struttura. Adesso cedo la parola al commissario. Allora, buongiorno a tutti. Allora, diciamo, in realtà non c'è molto da aggiungere a quanto il dottor Pretti ha già detto. Allora, quello che si può aggiungere è che insomma tutta l'attività nasce da una ragazzina che già era conosciuta dai nostri uffici, perché era stata messa in comunità a seguito di maltrattamenti in famiglia.
lei aveva subito una serie di maltrattamenti infine dal padre e quindi messa in comunità. Nel momento in cui è scappata, però diciamo subito, ci è sembrato chiaro che il motivo era non solo particolarmente grave, perché le fughe dalle comunità non sono poi così rare, in realtà sono, non dico frequenti, ma possono, insomma, accadono spesso. Però subito diciamo abbiamo capito che c'era qualcosa di più grave. Per cui, insomma, grazie all'intuito poi dei miei, insomma, della mia seconda sezione, abbiamo prima sentito la sorella, insomma, della ragazzina, così come la quale ci ha raccontato alcune confidenze che, insomma, che questa le aveva fatte, e poi siamo riusciti, insomma, dopo i primi riscontri, a mettere immediatamente in protezione la ragazzina, che, diciamo, è stata allontanata dalla struttura col 403 del Codice Civile, quindi con provvedimento cautelare, e come diceva insomma il dottor Preti, poi sentita insomma quelle che sono le forme poi prestabilite dalla legge. Tutto diciamo quello che o comunque diciamo gran parte di quello che era emerso diciamo sia dalla testimonianza della sorella che dall'audizione insomma della ragazzina è stato confermato da quello che poi è stato trovato nelle intercettazioni, quindi dove quelle che sono diciamo le educatrici e insomma i coordinatori della struttura cercano a mio parere insomma di insabbiare la vicenda, cioè di non farla uscire ovviamente per paura di conseguenze insomma per appunto la paura delle conseguenze, da questo poi anche il titolo appunto diciamo dell'operazione, e in quelli che sono i registri collettivi anche stato appunto anche da qui di fatto emerge come le operatrici fossero pienamente a conoscenza diciamo delle violenze, della gravità delle violenze che avvenivano in comunità. Ma quello che insomma forse è da sottolineare è quanto è stato anche diciamo rintracciato all'interno del diario personale della ragazzina, dove diciamo era evidente lo stato, come dire, di amarezza per il fatto che non veniva creduta dalle coordinatrici, per il fatto che più volte aveva fatto riferimento a queste e non c'erano conseguenze, cioè le coordinatrici non avevano adottato alcun tipo di conseguenza. E la ragazzina di fatto poi nel tempo si era isolata, quindi evitava di uscire dalla sua stanza proprio per paura di queste, diciamo, di queste violenze. Quindi in realtà non c'è tanto altro da aggiungere, siamo aperti a qualsiasi tipo di domande. Volevo chiedere l'età della ragazzina, l'età di questi altri minori e quanti sono i minori che hanno fatto violenza? Allora, all'epoca dei fatti la ragazzina aveva 16 anni. L'epoca dei fatti c'è quindi? A febbraio? Sì. E sono diciamo tutti ragazzini dai... Ho ricevuto la confidenza della ragazza, anziché appunto, come ho già detto, intervenire, le ha detto che in sostanza la responsabilità era la sua per come andava in giro vestita, ecco, cioè per gli abiti succinti che indossava, in sostanza doveva essere lei a vestirsi meno, in modo meno provocante per non, come dire, indurre gli altri minori a compiere questi atti, quindi un segnale secondo me importante della polizia e della procura il fatto che non sono tollerati questi, diciamo, queste omissioni da parte dei vertici di queste figure, di queste strutture che hanno invece il dovere assoluto di cura di questi minori. Ecco, ma non c'è il numero, però si può dire se sono tutti i minori maschi coinvolti della struttura o una tutti parte? No, tutti, una parte. Una parte? Sì, una parte. Ancora per i minori, immagino che per i minori stia procedendo con accuse di violenza sessuale. Di gruppo, invece sì. La condotta che hanno tenuto gli operatori, che voi perseguite, il reato qual è? Il reato è concorso omissivo in violenza sessuale aggravata di gruppo. Scusi, i familiari come hanno reagito? In questo momento non lo sappiamo. Non sono stati, non abbiamo reagito. Sono stati informati? Ma certo. La percentuale ragazzi e ragazzi quanti erano? Tra quelli degli 11? In questo momento? Sì. C'erano 5 ragazzi. 5 ragazzi. E finisce tutto lì, quindi. C'erano gli educatori, il problema fondamentale è che la ragazza poi raccontava agli educatori quello che succedeva e le veniva data la responsabilità per il modo in cui le vestiva, anziché sottoporre la cosa all'attenzione anche solo dei servizi sociali, non necessariamente alla procura. Ecco.